andare oltre, costituendo una riserva transfrontaliera. Ecco, questo nella organizzazione dell'assemblea di tutti i comuni e gli enti che ne fanno parte, costituiscono la riserva della biosfera della Valle del Ticino, con l'UNESCO che promuove questo programma, che è un programma mondiale. In effetti negli ultimi anni si è andata a costituire un'organizzazione un po' più strutturata e in questo è stata definita un'assemblea con tutti i comuni che aderiscono a quest'area, che ha dovuto poi tra i vari organismi che fanno la parte esecutiva e poi la parte dell'assemblea definire un presidente e un vicepresidente. E io ho avuto l'onore negli scorsi 2 anni di essere presidente dell'area della riserva della biosfera della Valle del Ticino. Davide Guenzi è stato vicepresidente. E in questa presentazione che è divisa in 2 parti. La prima parte va un po' a richiamare quello che è il percorso che è stato fatto negli ultimi 15 anni, arrivando poi al termine della presentazione a delineare le azioni degli ultimi anni e le attività che stiamo portando avanti. Poi c'è una seconda parte presenterà David, che si focalizza principalmente proprio sulle attività che sono state definite proprio nel corso di questo 2016 e che si svilupperanno nei prossimi anni. Perché il programma dell'area mappa del Ticino è un programma che coinvolge ormai oltre 100 comuni, alcuni hanno già aderito, altri stanno aderendo, e comunque è un programma di grande prestigio per la nostra zona, perché oltre ad avere una valenza di mettere assieme le attività umane con l'ambiente naturale che abbiamo in modo sinergico, in maniera che siano valorizzate entrambe, che sia valorizzata la coesistenza delle due attività, che spesso troviamo in contrasto, ma soprattutto si tratta di un programma dell'UNESCO che coinvolge ormai quasi 700 siti in tutto il mondo, che è un programma di veramente alto livello e che dà sicuramente un grande prestigio anche alla nostra area. Il programma MEN e Biosphere è stato lanciato da UNESCO ormai negli anni 70. Adesso ci sono una serie di diapositive che purtroppo sono tagliate nelle parti degli estremi, nella parte destra e nella parte sinistra, perché magari non si riesce a leggere completamente UNESCO, e che ha coinvolto negli anni ormai un grande numero di siti sparsi in tutto il mondo. E qui l'obiettivo principale è stato proprio quello di migliorare il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, soprattutto negli anni 70 e anche prima, se vogliamo, dove questo rapporto è un rapporto spesso conflittuale. Anche in parte delle nostre, il Parco del Ticino è nato proprio per tutelare tutelare principalmente gli ambienti naturali che abbiamo lungo la Valle del Ticino e poi appunto negli anni. E proprio per promuovere questo rapporto, dimostrando che è possibile avere una relazione virtuosa tra l'attività dell'uomo e preservare, ma soprattutto e valorizzare l'ambiente naturale che abbiamo. E in questo programma, quello che si vuole proprio promuovere e dimostrare è che è possibile, e soprattutto è un valore aggiunto sia per l'ambiente che per l'uomo, avere questi programmi e queste attività che riescono a valorizzare entrambi questi aspetti, non vedendo più un conflitto, ma vedendo come qualche cosa che uno aiuta l'altro e insieme riescono a definire uno sviluppo sostenibile per il nostro pianeta. Queste aree, come dicevo, sul pianeta sono suddivise poi in macro regioni, cioè il mapa della zona europea, il mapa, l'area mapa, una serie di zone sparse nei 5 continenti. Ci sono circa 700, quasi 700 zone su tutto il pianeta Terra che si fregiano di questo riconoscimento, e una di queste è la Valle del Ticino, per cui è qualcosa che di cui penso che tutti noi dobbiamo andare fieri, e l'occasione della festa del solstizio è un'occasione per poter proprio diffondere e divulgare non solo le attività che si fanno, ma anche continuare a sviluppare la cultura che va verso lo sviluppo sostenibile di cui quest'area. Programma ministeriale, perché questo programma poi si è declinato nei vari ambiti nazionali e il Ministero dell'Ambiente è parte attiva direttamente nello sviluppo di queste aree macro. In Italia sono una dozzina adesso, se sono sviluppate molto prossimo. La regione non è che le 13, ma divise in tutte le varie zone, perché
la quale hanno una valenza naturale importante, ma non sono, diciamo, quelle tutelate dall'area che diverse zone del Parco del Ticino, Lombardo Piemontese, hanno questa caratteristica. E sono poi invece le aree transition dove l'attività dell'uomo è prevalente rispetto alla valenza che è l'ambito naturale, ma soprattutto quelle dove appunto si sviluppa e si promuove lo sviluppo sostenibile. Ossia ci sono tante attività anche nella nostra valle del Ticino che hanno un impatto anche rilevante sull'ambiente. Quelle attività di sinergia con l'area naturalistica e di convivenza tra l'attività umana e la conservazione del nostro ambiente. Quindi questi sono proprio i criteri e le decisioni principali dell'area MAPA, come sono sviluppati in Italia, ma poi c'è, diciamo, una filosofia che deve essere in tutte le aree. Principalmente alle aziende agricole.
sviluppano su questo territorio e che grazie anche ai programmi della riserva della biosfera acquisiscono un canale preferenziale per sviluppare questo tipo di attività di sviluppo sostenibile del nostro territorio.